Benvenuti, questa è una serata davvero speciale. Questa sera facciamo un viaggio, un bel viaggio, e andiamo oltre l'atmosfera. E ci farà da guida qualcuno che per un mese, nelle sue due avventure spaziali, ha visto veramente la Terra da un'angolazione che noi possiamo solo sognare. Signori, Umberto Guidoni. Un anno in cui ricordiamo un evento che ha cambiato la storia del secolo scorso e direi anche quella di questo secolo, e cioè lo sbarco dell'uomo sulla Luna. È un evento che chi c'era, io c'ero, se lo ricorda bene, difficilmente diciamo, si può dimenticare un'emozione così forte come quella appunto di vedere per la prima volta degli esseri umani che mettevano piede su un altro corpo celeste. Quindi oggi parleremo della Luna, sicuramente, perché non possiamo non farlo, ma soprattutto cercheremo di mettere in relazione quello che è stata quell'avventura di 50 anni fa e quelle che sono le cose che si fanno oggi nello spazio e soprattutto quelle che si faranno nei prossimi anni, a cominciare diciamo appunto dal ritornare sulla Luna. 50 anni dopo ci rimettiamo in viaggio per riprendere un viaggio interrotto, ahimè, troppo rapidamente. In fondo, pensate, soltanto 6 missioni sono atterrate sulla Luna, quindi 12 uomini hanno camminato sulla Luna di tutta l'umanità. Quindi diciamo un percorso molto breve, noi pensiamo di riprenderlo a distanza di 50 anni, ovviamente con nuove tecnologie e anche con nuovi obiettivi, di cui parleremo durante la proiezione del filmato. Quindi io partirei con questo filmato e quindi partiamo proprio dall'immagine della Luna, quello che con un filmato che invece è molto più recente. Questo non è l'immagine originale, ma è la ricostruzione che è stata fatta con la computer grafica, invece è un'immagine molto più recente, che vi fanno vedere cose che ovviamente allora non potevamo vedere perché non c'era nessuno fuori di quel veicolo a fare queste riprese. Anche per darvi un po' la sensazione di quanto fosse difficile questa avventura, pensate diciamo a dover aprire la strada che non è stata mai percorsa da nessuno prima di noi. E quindi vediamo qui le ultime fasi dell'atterraggio, il fatto che lì dove dovevano atterrare non era proprio il caso di atterrare, quindi la traiettoria è stata allungata quel tanto che serviva per portare in una zona più sicura. E poi finalmente il momento come sono atterrati. Ovviamente ripeto, nessuno ha mai visto queste immagini nella realtà, perché non c'era nessuna telecamera al di fuori. E qui vediamo anche il sistema di, diciamo, per capire quando hanno toccato, che è abbastanza rudimentale, ma non c'era il radar altimetro, o almeno non c'era una cosa troppo sofisticata. Questo è il momento in cui sono atterrati. E qui diciamo, c'è anche il dialogo della Terra, l'Aquila atterrata, perché l'Aquila era il nome dato a questo veicolo, e questo si sente molto meglio, dato al veicolo che atterrava appunto, mentre la parte che rimaneva in orbita si chiamava Apollo 1. E qui siamo al momento in cui Armstrong esce, anche qui è una ricostruzione diciamo di computer grafica perché nessuno c'era fuori a riprenderlo, e si vedono alcune cose che forse diciamo non ci sono risultate chiare immediatamente in quegli anni lì, anche perché le immagini che vedevamo noi erano molto meno nitide di queste, ma si vede che lui non poggia immediatamente in piedi sulla superficie lunare, ma li poggia su una delle gondole, vedete, una delle gondole su cui atterrarono il Lemur. Ed era diciamo una precauzione perché non si sapeva bene che tipo di suolo avrebbe toccato. Infatti una delle informazioni è proprio quanto sprofonda quando fa il primo passo. Quindi la frase in realtà la fa proprio quando mette il primo passo, il primo piede sulla superficie. Piccolo passo per l'uomo, ma un grande salto per l'umanità. E davvero questo è stato un grande salto per l'umanità. Armstrong è sceso da solo, per 15 minuti è rimasto solo ed ha ammirato questa, che loro stessi hanno definito splendida desolazione, perché effettivamente splendida perché c'è questa bellissima
gemma azzurra, e però diciamo il panorama certamente non aveva molto cose da dire. Ecco, questo è come è avvenuto lo sbarco sulla Luna, ma tutto è cominciato qualche anno prima da questo presidente John Fitzgerald Kennedy, che nel 62, nel febbraio 62, pronuncia questo famoso discorso di fronte al congresso degli Stati Uniti, dicendo che gli americani sarebbero andati sulla Luna prima che si... e soprattutto li riporterei sani e salvi sulla Terra, che non è un dettaglio da poco, perché probabilmente la cosa più difficile era ritornare indietro, perché andare tutto sommato si poteva fare, ma il problema era proprio ritornare. Quando lui ha pronunciato queste parole, nessun americano ancora aveva fatto un'orbita intorno alla Terra. C'era stato Shepard che aveva fatto un volo suborbitale, ma nessuno aveva ancora fatto un giro intorno alla Terra. Quindi ci è voluto un... certo, cose di coscienza. Questo invece è il momento del lancio, il momento, diciamo, qualche anno dopo il discorso di Kennedy, 7 anni dopo per la decisione, quindi prima addirittura della data che si era dato Kennedy. E questo è, vedete, il centro di controllo che guidava, centinaia di persone lavoravano qui, i computer erano molto rudimentali, qui c'erano personaggi che sono diventati pezzi di storia, c'era Von Braun, che si vede, e soprattutto fuori, diciamo nella zona all'esterno del centro di controllo, c'erano centinaia di giornalisti che non avevano internet, che scrivevano su la Olivetti 32 e che mandavano il pezzo via telefono, e c'era 1 milione di persone che, diciamo, in maniera autonoma era arrivato lì per assistere al lancio, perché davvero in quegli anni questa missione era vissuta come davvero un cambiamento epocale, no? Era il momento in cui gli uomini per la prima volta si avventuravano su un altro corpo celeste. E poi c'erano i VIP, le persone, diciamo, centinaia di paesi, centinaia di nazioni erano rappresentate a quella, alla partenza della Apollo 11. Davvero un evento su scala planetaria, possiamo dirlo tranquillamente, un evento che, diciamo, almeno allora non aveva precedenti. E qui vediamo le fasi, diciamo, ancora di attesa del lancio, poi finalmente il momento del lancio. Una macchina incredibilmente complessa, alta più di 100 metri, che pesava più di 3.000 tonnellate, e la gran parte di questo peso era il combustibile che serviva per portare questo grande veicolo, questo razzo gigantesco, prima in orbita intorno alla Terra e poi la parte finale verso la Luna. In realtà la tecnologia del tempo richiedeva che questo viaggio fosse fatto, diciamo, a diversi step, a diversi passaggi. Non potevamo andare una cosa così grande direttamente verso la Luna. E quindi in realtà, ma ancora oggi usiamo la stessa tecnica, era fatto a diversi stadi, a diverse fasi, no? Il primo stadio lo portava fino a una certa altezza, circa 50-60 km. Secondo stadio lo metteva in orbita, il terzo stadio era quello che dava la spinta iniziale per uscire dall'orbita e andare verso la Luna. E ogni volta questi pezzi venivano schiacciati, era un po' come la favola di Pollicino, no? Man mano che andavamo avanti si perdeva qualcosa. Praticamente in tutta la missione partiva un oggetto alto 110 metri e tornava una capsula piccolissima che conteneva solo i tre astronauti. Questa era, diciamo, la tecnologia che ci ha portato. Qui siamo appunto alla separazione del primo stadio, poi il secondo e poi finalmente vediamo il terzo stadio. E il terzo stadio conteneva all'interno quella macchina che abbiamo visto che scendeva sulla Luna, il LEM, il modulo lunare. In realtà non si vede in questo razzo perché sta dentro il terzo stadio. E già questa era una sfida, ecco, sta lì dentro. Quindi la capsula a un certo punto si stacca, la capsula che contiene gli astronauti si separa, torna indietro e va a agganciare il modulo che sta dentro e lo trascina fuori. E in questa strana posizione, in cui stanno, diciamo, naso contro naso, viaggiano verso la Luna. Per fortuna non c'è vuoto, non c'è atmosfera e quindi l'aerodinamica non conta proprio in maniera particolare. Quindi questa era una delle manovre più difficili che avevano provato qualche volta in precedenza, ma certamente era una delle manovre più delicato. Qui vediamo proprio un momento dell'aggancio. Questo dovrebbe essere. Ci proviamo.
E questo è il momento in cui si comincia il viaggio verso la Luna, quindi la Terra diventa sempre più piccola da vedere. Purtroppo le immagini di allora non sono spettacolari come quelle di oggi, ma comunque questa è una delle poche volte in cui vediamo la Terra completa. E qui sono in viaggio verso la Luna. Allora voi vi chiederete, ma chissà cosa mangiavano gli astronauti che andavano verso la Luna, le pillole, cose sofisticate. Una fetta di pane, di quello a cassetta, con sopra una crema di prosciutto, che ancora oggi esiste nel menù dello shuttle. Quella stessa scatoletta c'è ancora. Questi sono gli ambienti che, visti così, non sembrano particolarmente piccoli, ma vi assicuro sono veramente piccoli. Pensate che tre persone appena riescono a stare sedute, e in più c'è l'elemento che si è agganciato con il modulo che poi atterrerà sulla Luna, che è ancora più piccolo, ma che comunque gli dà un po' più di volume, no? E questo è il momento in cui ormai sono già intorno alla Luna e si preparano a scendere su questo veicolo più piccolo. E lo accendono solo alla fine, perché questo veicolo, a differenza della capsula principale, funziona a batterie, quindi ha una vita limitata, quindi le batterie le accendono poco prima di cominciare a scendere. E quindi fanno l'inizializzazione del sistema, e qui vediamo anche il computer di allora. Questo è il computer più avanzato che c'era negli anni 60, che è forse un milione di volte meno potente di quello che avete in tasca per mandare messaggini. Con quel computer sono andati sulla Luna. Con quell'oggetto quasi rudimentale sono andati sulla Luna. E questo naturalmente è il momento della discesa verso la superficie lunare, e questa spettacolare immagine della Terra che sorge dietro l'orizzonte della Luna. Diciamo, mentre scendono, l'equipaggio era composto da tre persone, Armstrong, Aldrin e Collins, ma Collins rimane su, perché il computer non era capace di gestire da solo tutta la sera e ci voleva una persona che rimanesse su, anche a fare un po' da ponte radio, no? Anche se poi quando erano sulla Luna in realtà non passava attraverso il Columbia la trasmissione. E questo è il momento del contatto, quello che abbiamo visto prima nel filmato. E qui risentiamo la stessa cosa e sentiamo anche il commento dice che l'Aquila è atterrata e il centro di controllo risponde grazie, adesso finalmente possiamo tornare a respirare, perché praticamente per tutta la parte discesa sono rimasti col fiato sospeso, perché era davvero la prima volta che avveniva. Qui vediamo di nuovo la discesa, ovviamente dall'unico angolo, cioè la telecamera che era montata in alto, e qui si vede una cosa che forse non avete notato, che lui scende e poi risale, perché deve provare che si può tornare indietro. Cioè, sembrano cose un po', diciamo, semplici, no? Però anche di questo è fatta diciamo, era la prima volta che si faceva una cosa. E qui di nuovo scendo sul terreno, perché fino adesso è rimasta ancora attaccata al modulo che è sceso. Dicevo, Armstrong è rimasto solo per 15 minuti, anche lui per questione di sicurezza, perché se c'era un'emergenza doveva rientrare subito, quindi voleva essere sicuro che tutto funzionasse prima di chiamare a Aldrin, che adesso scende. Questa foto invece è originale, perché nel frattempo Armstrong era sceso e poteva riprendere la discesa di Aldrin. E questo è il momento in cui leggono il contenuto della targa sulla parte che poi è rimasta sulla Luna, è ancora sulla Luna questa parte. C'è scritto, c'è questa targa che dice: uomini dal pianeta Terra saranno di qui in pace a nome di tutta l'umanità. Nel 69 non era vero che era a nome di tutta l'umanità, erano gli americani che erano sulla Luna, tanto è vero che non piantano la bandiera dell'ONU, piantano la bandiera americana. Però non c'è dubbio che quello spirito c'era sulla Terra, perché tutta la Terra in quel momento stava guardando la Luna, non solo gli americani, perfino i russi guardavano la Luna. Perché era davvero una cosa che ha segnato una pietra fondamentale dell'evoluzione umana. Insomma, un giorno ricorderemo questo quando saremo sulla Luna, probabilmente fra 50 anni, quando festeggeremo i 100 anni, li festeggeremo addirittura sulla Luna. Però questa era la prima volta. Sono rimasti in tutto meno di 24 ore sulla superficie lunare, hanno avuto il tempo di mettere qualche esperimento, qualcuno è ancora lì, per esempio questo che vediamo adesso è un riflettore laser, che è stato utilizzato per misurare la distanza della Luna, e così abbiamo scoperto che la Luna piano piano si sta allontanando di 4 mm all'anno, per esempio. E ovviamente
lo sbarco sulla Luna ha avuto una ripercussione, come dicevo, sulla Terra in tutto il mondo. Qui vediamo alcune immagini da Londra, ma da tutto il mondo. I giornali di tutto il mondo sono usciti, quindi ne avete visti anche venendo qui, con i titoli a caratteri cupidali su questa impresa che davvero ha tenuto col fiato sospeso quasi 1 miliardo di persone che hanno assistito al lancio in diretta. Tra l'altro, anche dal punto di vista televisivo, è stato forse il primo evento da avere in mondo visivo. Praticamente ho detto meno di un giorno, poi sono tornati, hanno lasciato sulla Luna la parte con i piedi, è tornata soltanto la parte superiore che si ricollega al modulo che è rimasto in orbita. Gli astronauti passano da questo modulo a quello e sganciano un altro pezzo, perché quello non serve più, quindi viene abbandonato così come è stato abbandonato il terzo stadio, e quindi torna soltanto il modulo di comando, che contiene la capsula più il razzo per tornare indietro, perché quello era importante. Quindi una volta che si è agganciato, gli astronauti, tutti e tre gli astronauti tornano finalmente insieme e si può tornare indietro. Collins è rimasto 24 ore da solo, l'uomo più solo della storia dell'umanità, perché diciamo le persone più vicine erano a 300, quasi 400.000 km, a parte i due colleghi che erano sulla Luna. Viaggio di ritorno, di nuovo la Terra stavolta si ingrandisce, è il momento di tuffarsi nell'atmosfera, e qui c'è veramente l'ultima fase in cui viene sganciato anche il modulo di servizio, ormai il razzo ha riportato tutti sulla Terra, e torna la capsula. In tutto, ripeto, di tutto quel grande razzo torna soltanto un oggetto alto poco più di 4 metri. A questo punto si apre il paracadute, c'è un momento di blackout, perché quando si passa attraverso l'atmosfera si surriscalda al punto in cui le comunicazioni di raggio sono impossibili, il tuffo nell'oceano, e così finisce la prima missione umana sulla Luna, in tutto poco più di una settimana di viaggio. Questa è la foto, l'omino che vedete è l'unica foto di Armstrong sulla Luna, perché oltre non ha gradito il fatto di non essere il primo e non gli ha fatto nessuna foto. E questa invece è l'ultima missione sulla Luna, vedete già cambiata, è molto migliorata le foto, c'è anche una macchinina sulla Luna. Da lì sono passati 20 anni, 20 anni in cui la tecnologia è andata avanti, non avevamo più il razzo Saturno 5, ma avevamo un oggetto un po' più piccolo ma molto più sviluppato tecnologicamente, lo shuttle, primo e unico veicolo riutilizzabile. Cioè, qui buttiamo qualcosa, quel serbatoio arancione viene buttato via ogni volta, ma tutto il resto viene recuperato, i razzi e soprattutto il veicolo principale. Questo è il momento dell'accensione dei motori, lo shuttle è un po' meno alto del Saturno, soltanto un palazzo di 20 piani, un po' meno pesante, solo 2 tonnellate, ma comunque, come vedete, è impressionante il momento del lancio, la potenza di questi motori che spingono lo shuttle verso l'orbita. Ovviamente è un po' più comodo della capsula, ci sono 7 persone a bordo e soprattutto hai una grande visibilità rispetto alla capsula dove c'era una sola finestra, diciamo, che poteva essere utilizzata. Qui vedete proprio il momento del lancio dalla base, la base è sempre la stessa, anche la rampa è sempre la stessa, ma ovviamente sono passati 20 anni, quindi la tecnologia è molto migliorata. Un viaggio che per arrivare in orbita richiede soltanto 8 minuti. Dopo 8 minuti questo è quello che avviene. Lo shuttle si trasforma in un veicolo spaziale, apre le porte, la parte dove vengono gli astronauti è quella davanti, la cabina che vedete davanti è pressurizzata, mentre la parte di carico può trasportare satelliti, può trasportare esperimenti scientifici, oppure come in questo caso può trasportare un modulo che è uno dei moduli che hanno contribuito a costruire la Stazione Spaziale Internazionale. Questa è la mia missione nel 2001, quando abbiamo portato il modulo italiano Raffaello sulla Stazione Spaziale, e Raffaello in realtà è un container spaziale, serve a trasportare i rifornimenti sulla stazione, lì vivono persone per mesi, quindi noi abbiamo trasportato acqua, vestiti, cibo, ma anche esperimenti scientifici sulla stazione spaziale. E questo è all'interno del modulo Raffaello che faceva il suo primo volo nello spazio, quindi era anche un momento importante per il nostro paese. Questo è uno degli esperimenti che portiamo a bordo, si tratta dell'esperimento di crescita di cristalli in assenza di peso, perché la ragione per cui andiamo a fare esperimenti nello spazio in un laboratorio
a bordo della stazione spaziale è perché lì c'è una situazione che sulla Terra non si può ripetere, nessuno galleggia sul nostro pianeta. Nello spazio invece vedete le persone galleggiano e anche le cose galleggiano, per esempio l'acqua. Quindi in queste condizioni capite che non si può bere con un bicchiere normale, non si beve neanche così come vedete adesso, questo serve diciamo per farvi capire però che ti trovi in un ambiente davvero diverso da quello a cui sei abituato sulla Terra. Per esempio tagliarsi i capelli diventa un po' più complicato e ci vuole un aspiratore perché altrimenti i capelli se ne vanno in giro. Adesso hanno fatto un oggetto un po' più sofisticato di questo, questo era le prime missioni, adesso c'è un sistema che oltre ad aspirare appunto serve anche a pettinare. E questo invece è come si mangia, ovviamente in un ambiente in cui le cose galleggiano non puoi cucinare, quindi tutto il cibo è preparato a terra, in quei pacchettini che vedete, disidratato, e poi c'è del cibo invece particolare come sono le tortillas che vedete volare, anche quello non è normale tirarsi le cose, ma serve per farvi capire in che ambiente ci troviamo. Dicevo, il cibo disidratato viene aggiunta l'acqua al momento in cui tu lo prepari per mangiare. Una delle cose più rare è proprio il cibo fresco, perché ovviamente quello arriva solo quando arrivano i rifornimenti. Grazie allo shuttle abbiamo costruito questa base che ormai è completata ed è lì in orbita intorno alla Terra da 20 anni. Ha ospitato centinaia di astronauti e continuerà a stare lì ancora per qualche anno, ma chiaramente ci è servita perché abbiamo imparato tantissime cose, soprattutto a vivere nello spazio per mesi, che è quello che ci serve quando torneremo sulla Luna e non solo. E questa è la notizia di oggi, cioè diciamo la stazione spaziale sta per finire la sua vita, ma nel frattempo il progetto che la sostituirà sarà questo. Questo è il razzo che sostituirà il Saturno, è più potente del Saturno, e questa è la capsula che sostituisce l'Apollo, diciamo. Si chiama Orione ed è ovviamente una capsula del XXI secolo, quindi con tutta la tecnologia che comporta. Ma il suo primo battesimo del volo, diciamo con l'equipaggio, attorno al 2022, quindi fra un paio d'anni, sarà proprio intorno alla Luna. Poi costruiremo una base intorno alla Luna, che si chiamerà appunto, non proprio in orbita, ma attorno alla Luna, che sarà sostanzialmente derivata dall'esperienza che abbiamo maturato a bordo della stazione. Vedete, i moduli non sono molto diversi, anche se la problematica sono diverse. E questa ospiterà 4 astronauti per periodi relativamente brevi. Da qui, diciamo, torneremo sulla Luna. Stavolta avremo una base, non ci arriviamo, diciamo, in quel modo un po' rocambolesco come stava l'Apollo, ma ci arriveremo con una base e il veicolo andrà su e giù dalla base lunare sulla superficie lunare e così via. E questo è più o meno, diciamo, non sappiamo ancora quale sarà il modulo che ci porterà sulla Luna, perché è ancora in fase di progettazione, ma diciamo sarà qualcosa del genere, capace di ospitare gli astronauti, di rimanere sulla Luna per qualche settimana. E l'idea però è un giorno di costruire una vera e propria base. Una base che peraltro gli europei hanno immaginato così, cioè questo è un disegno dell'ESA, addirittura costruito con una stampante 3D, con un robot che diciamo, e poi verrà ovviamente resa abitabile con l'arrivo degli astronauti. Questo è più o meno quello che ci immaginiamo. Non è solo la NASA che pensa alla Luna, questa è una sonda cinese che è stata inviata proprio all'inizio di quest'anno e ha una particolarità, è atterrata nella parte nascosta della Luna, che nessuno ha mai tentato un atterraggio da quella parte. E da questo stemma, che in qualche modo rappresenta anche qui, avete visto le orme dei piedi, l'idea che i cinesi vogliono portarci anche i loro taikonauti sulla Luna. Ma non solo i cinesi, anche i privati pensano di utilizzare, diciamo, la Luna come punto di arrivo, per esempio di un albergo lunare. Diciamo, questo è un po' più in là da venire, però le tecnologie esistono, questi moduli gonfiabili sono stati già sperimentati sulla stazione spaziale e ovviamente un giorno saranno fatti un po' più confortevoli, un po' più grandi per ospitare dei turisti veri e propri. E poi c'è Elon Musk, che come al solito va oltre. Abbiamo visto i veicoli di cui parliamo portano 4 o 6 astronauti, la stazione spaziale è fatta per 4 astronauti. Elon Musk porta 100 persone. Questa è la spaceship che lui sta costruendo, che è pensata per andare su Marte, ma in corso d'opera andrà pure sulla Luna, così dice lui.
e atterrerà direttamente tutta quanta, non a pezzi come abbiamo visto fare in precedenza, atterrerà tutta quanta sulla Luna e secondo lui potrebbe portare davvero 100 persone a vivere sulla Luna. Non so se questo accadrà mai, però è vero che qualcuno ha già comprato un viaggio almeno intorno alla Luna e quindi magari qualcuno disposto a pagare il viaggio c'è. Ma la destinazione vera, la Luna è un punto di passaggio, la destinazione vera è questo pianeta che ci ha sempre affascinato, questo pianeta che nonostante sia molto diverso dal nostro, è la cosa più vicina alla Terra che riusciamo a immaginare. E quindi, diciamo, le generazioni, soprattutto quelli più giovani che sono seduti qui, un giorno saranno quelli che cammineranno su Marte. E questo è l'augurio che vi faccio. Grazie. Sicuramente è stato un momento importantissimo nella mia vita. Io avevo appunto 15 anni, ero in vacanza da mia zia al mare e ricordo quella sera in modo particolare, ricordo esattamente dove ero seduto, diciamo televisore bianco e nero naturalmente, però diciamo quelle immagini, anche se in bianco e nero, anche se sfocate, avevano un fascino particolare. Io ero un accanito lettore di fantascienza, ma di tutto, diciamo, di tutti i viaggi, da Salgari a Verne, a Flash Gordon, chiunque andava, diciamo, lontano, io ero appassionato. Però appunto questa volta si trattava di esseri umani veri, non erano racconti di fantascienza o film, erano uomini veri che mettevano piede sulla Luna. Quindi voleva dire che qualcosa stava avvenendo, la tecnologia era matura per portare gli esseri umani nello spazio. Diciamo, la rapidità con cui siamo andati sulla Luna, pensateci, il primo uomo, Gagarin, ha volato nello spazio nel 61, meno di 10 anni dopo siamo andati sulla Luna. Se uno, come dire, proiettava questa rapida curva di crescita, poteva ragionevolmente aspettarsi che dopo 30 anni saremmo andati su Marte. Questa era l'aspettativa, che per la fine del secolo scorso, quello passato, noi avremmo avuto veicoli capaci di portarci su Marte, poi non è stato così. Quindi, diciamo, a 15 anni io sognavo che da grande sarei andato sulla Luna e probabilmente su Marte. Sappiamo che non è stato così, però in questi 30 anni, in questi 50 anni non siamo stati fermi. Siamo stati, diciamo, relegati all'orbita terrestre, non ci siamo allontanati molto dalla Terra, ma abbiamo realizzato la base in orbita, abbiamo realizzato un veicolo come lo shuttle, abbiamo soprattutto capito che lo spazio non è soltanto un ambiente pericoloso, eccetera, ma è anche un ambiente importante per la ricerca scientifica e potrebbe diventare nel prossimo futuro una realtà importante anche dal punto di vista economico, dal punto di vista delle risorse, le risorse che si possono trovare sulla Luna, sugli asteroidi e ovviamente un giorno anche su Marte. Quindi questo cambiamento fa sì che oggi lo spazio sia più presente nelle nostre vite, non solo per la tecnologia che utilizziamo giornalmente, ma anche come prospettiva per il futuro. I giovani, cioè in questi 50 anni poco più di 500 persone hanno viaggiato nello spazio, nei prossimi 50 io credo che saranno migliaia, se non milioni, le persone che viaggeranno nello spazio, quindi siamo davvero in un cambiamento vero. 569, oltre 500. Senti, Neil Armstrong è stato descritto in questo film che è uscito recentemente, First Man, in una maniera un po' particolare. Tu hai avuto la fortuna, perlomeno per quanto mi riguarda, di poterlo conoscere, di stringergli la mano, perché lui era abituato a andare nel gruppo dei nuovi astronauti selezionati e fare una lezione. Che ricordo hai di Neil Armstrong? Sì, io ho avuto davvero la fortuna di incontrarlo, perché lui non era, a differenza di altri, non era molto, cioè non gli piacevano molto le occasioni per parlare in pubblico, raramente lo faceva. Quindi la possibilità di averlo incontrato, di avergli stretto la mano, ma soprattutto di averlo ascoltato mentre parlava a quelli che lui considerava i suoi colleghi. Noi eravamo ancora in fase, diciamo, di astronauti in fase di preparazione, ma ci considerava come i suoi colleghi, e quindi ci ha raccontato quelle stesse immagini che avete visto dal suo punto di vista, cioè quando pilotava quel veicolo che poi è sceso sulla Luna, le difficoltà
le sorprese, no? C'è stato un momento di allarme nel computer, cioè non è andato tutto liscio. E questo ancora di più vi dà l'idea di quanto ci siamo arrivati al limite delle conoscenze e delle tecnologie di allora. Quindi rischiando molto, cioè quegli uomini hanno davvero rischiato molto. Pensate che per risalire dalla Luna c'era un solo motore, una sola valvola, se quella valvola si inceppava perché un granello di polvere lunare finiva, non si poteva ripartire. Quindi diciamo, quei livelli di rischio oggi sarebbero inaccettabili. Lo shuttle ha tre sistemi, tutti i sistemi critici sono tripli, lì ce n'era uno solo, quindi capite che era completamente un'altra filosofia. Eppure, diciamo, nel modo come lui lo raccontava, era ancora appassionato di quello che aveva fatto, e lo raccontava davvero con gli occhi e con il modo di raccontarlo, si vedeva che ancora era appassionato di quello che aveva fatto. E lui era un pilota collaudatore, quindi diciamo, ci ha raccontato proprio i dettagli anche tecnici delle difficoltà che ha trovato. E nonostante fosse un uomo schivo, ecco, in quei casi si vedeva davvero il fuoco che c'era dentro di lui di andare là dove nessuno era mai stato prima. Leo Di Guidoni, astrofisico, ricercatore, astronauta, scrittore, divulgatore, da grande che cosa vuoi fare? Ormai diciamo sono abbastanza grandicello. No, è chiaro che l'attività di astronauta è affascinante, ma non lo puoi fare per sempre, quindi a un certo punto devi decidere cosa fare della tua vita. Io ho deciso di dedicarmi principalmente alla divulgazione, anche perché trovo che andando nelle scuole, andando soprattutto tra i giovani, quelli più giovanissimi, addirittura elementari, trovi in loro la stessa curiosità che io avevo alla loro età, appunto in qualche modo mi sento più giovane. E soprattutto, come vi ho detto prima, io credo che questa generazione che adesso è sui banchi di scuola sarà davvero quella che vivrà lo spazio in un modo come quelle precedenti non l'hanno mai vissuto, cioè diventerà un luogo dove andare a lavorare, dove andare a vivere, e qualcuno addirittura potrà pensare di andarci a fare le vacanze. Ora, detto così sembra pura fantascienza, però questa cosa accadrà nei prossimi 20 o 30 anni, non fra un secolo. Ovviamente all'inizio sarà estremamente costoso, come tutto, quindi non sarà possibile per tutti, ma un giorno potrebbe diventare normale andare nello spazio. Insomma. E io credo che stavolta non dovremo aspettare altri 50 anni, ecco, lo vedremo nei prossimi 10 o 20 anni. Senti, faccio l'ultima domanda, poi lascio il microfono alle persone. Tu hai fatto due missioni nello spazio, con due missioni shuttle, sei stato quasi un mese. E sei partito con uno svizzero, nella seconda missione c'era un russo, c'era un canadese, e sulla stazione spaziale, come abbiamo detto, a oggi ci sono state centinaia di persone con 16 nazionalità diverse. 16 nazionalità diverse. Si parlava di un premio Nobel alla stazione spaziale, perché lassù si lavora indipendentemente da quello che succede sulla Terra. Lo ritiene una cosa? Beh, sicuramente diciamo non sarebbe immeritato, nel senso che credo. Lo dicevamo prima, no? Quando gli uomini sono sbarcati sulla Luna, la frase era di effetto e diceva siamo venuti in pace a nome dell'umanità, ma non era così. Ecco, credo che invece il progetto della stazione spaziale sia davvero il primo progetto che mette insieme, forse non tutta l'umanità, per esempio non ci sono i cinesi, ma certamente una gran parte. E mi auguro che questo modello venga utilizzato anche in futuro, cioè se torneremo sulla Luna, anzi togliamo il se, perché ormai non è più una questione di se, è di quando, cioè se sarà il 2024 o il 2026 o quello che sarà. Quando torneremo sulla Luna, quando cominceremo davvero a realizzare le navi che ci porteranno verso Marte, io mi auguro veramente di tutto cuore che lo facciamo davvero con la bandiera dell'umanità, perché noi lasciamo il nostro pianeta e ci cominciamo ad esplorare altri mondi. Non possiamo farlo a nome di un paese o di un singolo o di un gruppo di paesi, lo facciamo a nome di tutta l'umanità, e credo che questo sia l'elemento fondamentale e importante anche dell'esplorazione umana dello spazio. Non solo la tecnologia, non solo la ricerca scientifica, il fatto che quando affronti dei rischi così grandi, quando devi fare delle missioni così complesse, hai bisogno delle migliori risorse di tutta l'umanità, non basta un paese, non bastano alcuni paesi, serve davvero
l'ingegneria, la cultura, perfino la storia che ci portiamo dietro quando andiamo ad affrontare, diciamo, il futuro in questo momento. Grazie. Io a questo punto...